con tanta fede, tanta devozione, ecco, anche per San Francesco, oltre alla giornata che è dedicata ai misteri. Ah, tantissima, questa è una tradizione che è una tradizione secolare, sempre partecipatissima, è sempre vissuta con grande pathos, proprio una partecipazione, lo si vede anche dalle immagini che sicuramente si vedranno. È bellissimo vedere tanta fede, tanto attaccamento, tanto amore per le tradizioni, per ciò che è stato e per ciò che comunque dobbiamo consegnare anche ai nostri figli. Ecco la presenza del sindaco oggi, ecco, con i cittadini, con i suoi cittadini, un momento particolare. Assolutamente sì, noi in questo momento abbiamo su varie parti della città, quindi ci tenevamo tantissimo ad essere presenti già in chiesa, a partecipare anche alla prima parte della processione, perché poi c'è anche la processione che alle 19.45 sarà su Nicastro, e quindi bene o male la partecipazione sia all'una che alle altre parti del territorio è sempre importante essere presenti. Qual è l'augurio che dai ai suoi cittadini per la Pasqua? Ma per la Pasqua l'augurio che do ai miei cittadini, ma che lo do un po' a tutti, è di riacquisire e riacquistare tanto il senso d'umanità. Se si riacquisisce e si riacquista tanto il senso d'umanità, andrà bene per tutti, andrà bene per le nostre comunità, andrà bene per le generazioni a venire. Quindi è quello, avere la forza, il tempo, il coraggio, il bisogno, il desiderio di riacquistare il senso d'umanità. Grazie. Proprio come nell'unico venerdì santo della storia dell'umanità.